Pareggio quello tra Chieti e Monte Giorgio nell'anticipo della 24esima giornata che serve a ben poco ai neroverdi se non a mantenere vive le speranze di agganciare il treno play-out ed evitare la retrocessione diretta in eccellenza. Cambia gli interpreti ma non il modulo mister Grandoni che nel 4-4-2 di partenza si affida subito al nuovo arrivo Maranzino a centrocampo in coppia con Favo. Polletta prende il posto dello squalificato Brugaletta sulla fascia. In avanti dopo un mese ritrova una maglia da titolare Traini schierato in tandem con Sivilla. Ancora in infermeria Milizia, Leonetti e Camarà. Conta degli infortuni anche per mister Baldassari del Monte Giorgio che non può contare su Mariani, Trillini, Marchionni e Lattanzi. Capitano Miccioli è il vertice basso del rombo di centrocampo con Nasic e Pampano ad agire da mezzali. In avanti Giambè e Albanesi. Arbitra Luca Capriuolo di Bari. Subito piede sull'acceleratore per i teatini che sfiorano la rete al secondo minuto con Franchi. L'esterno offensivo è bravo a farsi trovare tra le linee, calciare a giro ma la conclusione termina sul palo. Ammarani battuto. Passato il pericolo i marchigiani cominciano a farsi vedere in avanti non arrecando pericoli alla retroguardia nero-verde. Anzi è proprio il Chieti a rendersi pericoloso al 20esimo quando Energe approfitta di un errore in disimpegno di Tempestilli e dopo aver superato anche l'ultimo avversario si invola verso la porta di Marani, bravo però a leggere in anticipo la giocata e sbrogliare in fallo laterale. Come i primi 45 minuti contro il Cattolica la squadra di Grandoni domina il campo in lungo e in largo ma i portieri avversari fanno la differenza come al 31esimo quando ci vuole tutta la bravura di Marani per disinnescare in corner il tiro al volo di Traini indirizzato nel 7. Il Monte Giorgio fa difficoltà a venire fuori perdendo al 31esimo per infortunio Albanesi, al suo posto, entra Alighieri. Alla prima disattenzione teatina però il Monte Giorgio passa. Bravo Alighieri ad incunearsi in area di rigore dove viene messo a terra da Ricci e per il direttore di gara non ci sono dubbi per indicare il dischetto. L'esecuzione è affidata a Giambè che non sbaglia portando in vantaggio i suoi. Il gol manda in confusione il Chieti che tre minuti dopo si ritrova addirittura sul doppio svantaggio. Buona uscita pressing dei marchigiani che lanciano in campo aperto Giambè, il quale attende il rimorchio di Pampano che dal limite incrocia il destro che si infila nell'angolino, nulla da fare per Licastro. Altri tre giri di lancette e il Chieti accorcia le distanze, da azione di calcio d'angolo, giocata corta, bella la parabola disegnata da Franchi su cui si avventa Ricci che di testa insacca, facendosi perdonare l'errore precedente. Nella ripresa subito cambio per il Chieti che inserisce Bacigalupo per Polletta, per la regola degli under esce il portiere Licastro al suo posto Bruno. A differenza delle precedenti apparizioni il Chieti nella ripresa non esce dalla partita e al 19esimo ha l'occasione per pareggiare ma il tiro di Energe dall'interno dell'area di rigore è troppo debole e centrale per impensierire l'estremo ospite. Le sortite offensive nero-verdi vengono premiate al 23esimo quando Barboglia in area di rigore cintura Traini che va giù. Come nel primo tempo nessun dubbio per Capriuolo di Bari che indica il dischetto. Traini dagli 11 metri spiazza Marani. L'ultimo gol per l'attaccante di Rimini il 22 dicembre scorso contro l'Avezzano. Il Monte Giorgio è poca cosa nella ripresa e allora il Chieti crede nella vittoria. Ma a farsi pericoloso è ancora la squadra marchigiana al 37esimo quando una disattenzione in mezzo al campo porta Zancocchia al tiro. Respinto in angolo da Bruno. Nei 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara il Chieti si riversa tutto in attacco alla ricerca del gol della meritata vittoria che non arriva. In casa Chieti resta la prestazione positiva sottolineata anche dagli applausi di gran parte della tribuna al 90esimo mentre in società continua il silenzio stampa. Sì, lo sapevamo. Chieti secondo me è una rosa importante quindi sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che in questo momento è in difficoltà ma secondo me se trova un po' di tranquillità può venire fuori da questa situazione in modo tranquillo. Sapevamo le difficoltà che incontravamo, l'abbiamo preparata bene, peccato per il gol che abbiamo preso alla fine del primo tempo, molto ingenuamente, perché penso che se fossimo andati sul 2-0 negli spogliatoi magari la partita sarebbe stata diversa. Ma noi intanto, sapete, siamo un paesino di 5.000 abitanti, quindi puntiamo sicuramente alla salvezza. Stiamo facendo giocare dei 2002 in campo, oggi siamo partiti con 5 under, quindi questa è quello che vuole la società e lo stiamo portando avanti con molta tranquillità. Cosa vi ha messo in difficoltà di più di questo Chieti? Diciamo che la difficoltà più grande è stata questi palloni lunghi lanciati sempre, su Traini che è un giocatore importante di testa. Quando la palla è scivolata bassa penso che la squadra ci sia comportata bene. Siamo ripartiti tante volte, abbiamo fatto due gol secondo me meritati perché anche il rigore era netto perché se non lo buttava giù andava in porta, quindi la difficoltà più grande è stata questa, questi lanci lunghi da dietro che dobbiamo forse valutarli meglio.